Alessandro Borghi, il più grande sogno. Buongiorno. Buongiorno. Il più grande sogno è Roma. Beh, per ora sì, la risposta che ho dato a Venezia quando mi hanno chiesto è il momento per lei di fare dei nuovi personaggi, ho risposto guardate, se volete vedermi recitare in torinese vi giuro che lo so fare e arriverà il momento anche in cui farò anche quello, forse, non lo so. Però per me l'importante è quello di raccontare, cioè la cosa importante è raccontare delle storie belle, quindi fin quando si ambientano a Roma le racconterò a Roma e quando saranno fuori le racconterò fuori. Il più grande sogno è una storia che è tratta dalla vita di uno dei più grandi amici che ho. Ed è un progetto che è nato, ormai l'abbiamo già detto mille volte, da io che ho fatto conoscere Mirko Frezza, che è il protagonista, al regista, che è Michele Vannucci, e abbiamo deciso insieme di scrivere un film sulla storia di Mirko. Nella storia di Mirko c'è un'autenticità, c'è una verità, e ci sono dei messaggi che davvero valeva la pena raccontare. Secondo me il messaggio più bello che c'è nel film è che sì, si racconta una borgata che è la Rustica, che è una borgata dove c'è una realtà davvero molto diversa da quella che noi siamo abituati ad immaginare nella capitale, no? Però manda un messaggio enorme di quello che si può fare quando si ha la volontà di fare qualcosa, quando si ha la... quando non si ha la possibilità a volte di scegliere appieno. Però il più grande sogno invece è la dimostrazione che anche se la vita delle volte non ci permette di scegliere al 100%, anche se tu hai soltanto il 3%, con quel 3% tu puoi riprenderti quello che ti spetta davvero, quello che avevi in mente per la tua vita, e scoprire che c'è qualcosa oltre quello che hai vissuto fino a quel momento. E il più grande sogno racconta esattamente questo. La nuova coscienza, la nuova presa di coscienza di un uomo nello scoprire che c'è un futuro diverso da quello che lui si immaginava. Infatti nel trailer del film lui diceva una frase che io ho scoperto che c'è un futuro ma non so che faccia questo futuro. Quindi questo riguarda sempre quella famosa presa di coscienza di cui ti parlavo prima, è maturare dei pensieri che ti portano a capire quali sono i rischi, i pericoli che riguardano te, ma che riguardano soprattutto le persone che ti sono intorno. Infatti il film, tra l'altro, è un grandissimo film sulla paternità, che parla tantissimo della sensazione dell'essere padre, del bisogno dell'essere padre, di quanto questo bisogno influisca nelle scelte che poi fa il nostro protagonista nel film. Non so, io lo vedo attraverso gli occhi della mia famiglia e attraverso gli occhi del mio di padre, che è un uomo che io ho sempre preso come riferimento nella mia vita. Le scelte che tu prendi per la tua famiglia, o meglio, le scelte che tu fai, sono sempre in relazione al bene della tua famiglia, se sei un padre per davvero. Ed è proprio questo che cerchiamo di raccontare nel film, che a un certo punto il nuovo futuro di Mirko dipende dal fatto che lui comincia a dare l'importanza che bisogna dare al suo ruolo di padre, è quello che lo salva. Il fatto che io inizi ad avere a che fare con i ruoli da padre è un chiaro cenno del fatto che mi sto invecchiando, però è bello, è molto bello, devo dire. E tu che padre saresti? Ma sì, nel senso, non lo so, mi immagino un giorno un figlio, non so quando. Non lo so, io penso che la cosa più bella che puoi fare è dedicare del tempo ai tuoi figli, quello già è una cosa enorme per come si sta mettendo la nostra vita, no? Mi piacerebbe avere la sicurezza di poter stare insieme a mio figlio, quello sicuramente. Film Il più grande sogno, poi c'è Mirko e ci sono altri personaggi che in realtà sono anche loro stessi nella vita reale. Com'è stato lavorare con una troupe mixta tra attori e non attori? Lavorare con dei non attori ti permette, se sei furbo, di trovare una dimensione che ti porti il più possibile vicino alla realtà, ti costringe ad avvicinarti alla realtà, perché se non ci riesci si vede il doppio che tu stai recitando. E che cos'è allora essere attore? Guarda, qui rischio di dare quelle risposte che sia artistoidi. Sto maturando ancora un pensiero su questo, però più vado avanti e più
forse questa frase ce l'avrà già detta qualcuno, ma non è una citazione. Più mi rendo conto che essere attore è fondamentalmente cercare di non essere attore, cioè nel senso si riduce tutto a quanto tu riesci a fare le cose senza pensarle, perché ogni volta che ti fermi a pensarle il pubblico lo vede, tu lo vedi, il regista lo vede e hai fatto una scena che non funziona. E tu come hai iniziato? Perché ho letto che hai iniziato da stunt. Io ho iniziato facendo lo stunt per caso, perché il mio grandissimo amico è uno stunt molto famoso in italiano. E poi in maniera che non c'entra niente, cioè quello che ancora oggi è il mio agente mi ha fermato per strada per fare un provino, che era a suo tempo distretto di polizia 6 quando avevo 19 anni, giovanissimo. E da lì è nata questa cosa. Ma hai fatto scuola, hai studiato? Cioè. Io ho studiato un anno con un professore soltanto per l'addizione, perché proprio era una roba incredibile. E poi ho studiato alla scuola di Gianni Tamburi per 3 anni. E poi vabbè, nel corso degli anni ho fatto vari workshop, per esempio una che mi è rimasta molto impressa è stata Doris X, che io amo alla follia, che è stato il mio primo approccio con il metodo. E è stato esattamente come io me lo immaginavo, ho capito che del metodo qui noi ci facciamo poco, però ci sono delle cose che invece, cioè di tutto il pacchetto che ti danno, tu ci sono delle cose che devi prendere, proprio farne tesoro, per esempio il rilassamento, che è una roba che pure se non fai l'attore dovresti studiarlo tutta la vita perché ti cambia la giornata. E poi vabbè, io sono sempre stato abbastanza convinto del fatto che quello che devi imparare te lo insegnano davvero sul set. Però sì, l'ultimo anno è stato assurdo. Io non mi vergogno a dire che mai avrei pensato di poter avere così tanto in così poco tempo da questo mestiere. Io le emozioni che ho provato l'anno scorso a Venezia sono state una cosa che mi ricorderò per tutta la vita, e i legami che si sono creati sul set di Non essere cattivo sono una cosa che ancora adesso io, ma anche tutti quelli che hanno fatto il film, fanno fatica a levarsi di dosso. Infatti ogni volta che io finisco un film, questo film mi rimane in testa sempre molto più per il lato umano del viaggio che per quello artistico. Questo perché poi il film ha un ciclo, a un certo punto si esaurisce, invece gli umani no. Insomma, finiscono con la morte, ma a noi ancora ci manca un bel po' di tempo. Cosa ti aspetti dal futuro? Guarda, a questa cosa ti rispondo come ho risposto sempre fino adesso. Quello che vorrei è semplicemente la possibilità di continuare a prendere parte a dei progetti come quelli che ho scelto fino adesso. Per esempio il film di Sergio è stata una cosa che ci è arrivata così da un momento all'altro, che non era preventivata. Io ho fatto i provini con Sergio e è scattato qualcosa di veramente bello. Già dal provino avevo capito che sarebbe stato un altro viaggio enorme, infatti così è stato, che il personaggio di Cicano è stato un personaggio che, insomma, quando mi hanno tagliato i capelli ho sofferto perché vedevo che se ne stava andando. Questo fa parte anche di questo mestiere, affezionarsi alle cose che vai a raccontare, come quando ebbi delle difficoltà enormi per staccarmi da Vittorio di Non essere cattivo. Quella è stata una cosa, quando Luca Marinelli è tornato a Berlino, per me è stato, cioè, era Cesare che andava via, capito, una roba. Quindi abbiamo passato un mese a sentirci con la voglia di poter esprimere il desiderio di tornare 2 mesi prima per ricominciare tutto da capo. E questo è fatto tutto di immergersi in questo mestiere al 100%, perché se lo merita fondamentalmente. Qual è il più grande sogno di Alessandro Ambrosi? Ma veramente è difficilissimo. Non lo so, perché probabilmente che io il mio più grande sogno l'ho realizzato già, che era quello di fare questo mestiere. Ha ha ha!